ci avevano fatto delle promesse che sostanzialmente non hanno mantenuto. E ora dobbiamo vedere se gli appalti ci consentono di poter lavorare ancora. Speriamo vada tutto in porto, altrimenti siamo costretti, anche se non lo vogliamo fare, però dovremmo occupare il ponte, cioè dovremmo mettere in subbuglio un po' la situazione. Stiamo aspettando le risultanze dell'apertura delle buste per una mini gara di 2 mesi, nella prospettiva di una gara che dovrebbe partire il 1° di giugno. Non vorremmo che attraverso questo mini gara si creasse quella situazione che noi normalmente definiamo macelleria sociale. C'è la possibilità che i lavoratori finalmente inizino ad avere almeno 5 ore, quindi un salario che inizia ad essere decoroso, in quanto oggi come oggi i lavoratori sono a 3 ore al giorno, 18 ore settimanali. Ma la soluzione è solo una, che i lavoratori vengano slittati tutti, che nessuno rimanga a casa. Di quanti lavoratori stiamo parlando? Nei due gruppi, che si divideranno, ma attualmente lavorano tutti insieme sul verde, sono 75.